Ok, allora mi credete che sono tipo 10 minuti che sono qua con la telecamera accesa, che non so cosa dire? Cioè, ho tantissime cose da dire perché è da tantissimo tempo che non registro un video, ma veramente cioè, sono qua così. Un misto tra l'eccitazione e il dispiacere per non aver più girato video. Continuo a dire come sempre, torno, 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 torno e non so neanche quanti mesi sono passati dall'ultimo video. Però non essendo YouTube un lavoro, purtroppo vorrei anche aggiungere, non lo so. Buongiorno! Cosa faccio? Vi dico, sono tornata. Eccomi tornata con un altro video dopo una vita e mezza. Sì, sono tornata con un altro video. Allora, ci tenevo tantissimo a ringraziare tutte quelle e anche quelli, perché ci sono anche dei maschietti che mi scrivono in direct su Instagram, che mi chiedono notizie, che continuano a chiedermi quando torni, torni, quando torni. Quindi ci tenevo veramente a ringraziarvi tutti quanti. E niente, di cosa parliamo oggi? L'argomento. Qual è l'argomento più richiesto su Noemi Smile and Makeup? La gravidanza. Sì, ragazzi, vi parlo un attimino di questa gravidanza che è del tutto completamente diversa da quella di Alessandro. Allora, innanzitutto mancano 50, 54 giorni al parto. Oggi è il 28 giugno, ve lo dico perché non so quando riuscirò a caricare il video, quindi 54 giorni al parto partendo dal 28 giugno, quindi se io lo caricherò a luglio questo video ovviamente ne mancheranno meno, però vedo di fare la brava e di caricarlo il prima possibile. Allora, gravidanza, come sta andando questa gravidanza? Vi stavo dicendo, è una cosa del tutto diversa rispetto a quella di Alessandro. Quella di Alessandro è stata una gravidanza meravigliosa, cioè veramente da metterci la firma dall'inizio alla fine, a parte, vabbè, qualche nausea che è più che normale. Questa invece, ragazze, è partita malissimo e è continuata ancora peggio. Fortunatamente adesso va anche bene. Nel senso, dopo tutto quello che ho passato all'inizio, adesso posso ritenermi fortunata per come stanno andando le cose. Allora, innanzitutto vi volevo dire come ho scoperto di essere incinta. Allora, a novembre, credetemi, io ero convintissima, proprio convinta di essere incinta. Scusate, ho anche un po' di raffreddore, ma convintissima di essere incinta. E infatti io ho acquistato vari test perché cioè quando mi dava negativo non ci credevo, cioè io avevo tutti i sintomi della gravidanza. Anche quando mi è arrivato sto ciclo, tenendo presente che io i test li facevo prima del ritardo, ho detto vabbè, mettitela via, sei già mamma, avete avuto già la fortuna di avere un figlio e sarete voi 3 più la Duda, quindi 4 per sempre. Me l'ero messa via. Ho detto vabbè, non ci spero più. Perché era comunque da un pochino che sì, ci si provava ad avere un fratellino Alessandro. E quindi lì delusione massima totale. Ho pianto tanto. E mi sta venendo da piangere anche adesso. Ma questi sono gli ormoni. Vabbè, e ho detto vabbè, pazienza. Andata e mettetela via, chiuso. Il mese successivo, nessun sintomo, zero. Una mattina stavo pulendo, sapete che ho le scale, ero proprio qua su in camera, stavo pulendo, mi ricordo ancora come ero vestita, ragazze, vabbè, stavo pulendo queste scale e a un certo punto giù per le scale ho avuto quasi un mancamento, sono come scivolata e mi sono fatta male al tallone. Però non sono caduta, cioè mi sono presa per lo scorrimano e non sono caduta. Mi sono fatta male il tallone, ho detto, mamma mia, ma cosa c'ho oggi? Era un giovedì.
E quindi ero al lavoro il pomeriggio. Alessandro era a scuola, Manuel era al lavoro. Cosa c'ho? Cosa non c'ho? Mi sentivo la testa girare, non stavo bene. Ho detto, qua mi sto ammalando. Poi ho detto, ma sai cosa c'è? A me il ciclo deve arrivare. Doveva arrivare sabato, credo. Ho un test. Facciamolo, tanto è lì, piuttosto di lasciarlo scadere, usiamolo, tanto non sarò sicuramente incinta. Prendo, metto via l'aspirapolvere, metto via tutto quanto, mi prendo il test, faccio il test. Esce una linea e una seconda si vedeva appena appena. Aspetta, non ho più, vi giuro, io non ho più capito niente. Infatti adesso sentirete il resto del racconto. Io non ho più, cioè il cervello è andato fuori. Io non ho più capito niente. Ho detto non è possibile. Ma come? Non, no, cioè non avevo sintomi, se non questo giramento. Non è possibile, assolutamente non è possibile. Cosa faccio? Chiamo mia mamma. Mamma, ascolta, gli faccio. Ho fatto il test stamattina. Mi è uscita una linea. È una lineetta trasparentina, come? Quindi due linee. Ma secondo te, che tra l'altro avessi letto le istruzioni, intelligentona, avrei avuto già da me la risposta. Comunque, vabbè. Mia mamma al telefono, in viva voce, io non lo sapevo. Ma sento incinta! Quindi l'ha saputo così. Mio papà, che era nella stanza a fianco, che tra l'altro è entrato in pensione, quindi era a casa. E mia sorella, che non si sa come mai, cioè non lo so perché, era lì. Loro l'hanno saputo così. Mia mamma non ha saputo darmi nessuna risposta, ovviamente. Io ero in panico, ragazze. Cioè, veramente non riuscivo a capire, non riuscivo a crederci. Cioè, era impossibile. Cosa faccio? Cosa faccio cioè, veramente, io. Fossi stato Manuel, quando arrivava a casa mi dava un calcio nel culo, ma minimo. Lo chiamo, non mi risponde. E io ansia, 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 piangevo, ansia, non capivo più niente. Mi richiama Manuel, gli faccio: stasera mi devi andare a prendere il test. Mi fa: ma che problemi hai? Ti prego, stasera vai a prendermi il test, perché io non so a che ora finisco di lavorare. Devo fare il test. Mi fa: ma non ce n'è uno a casa? Fa quello? No, lo facciamo stasera. L'ho fatto, Manuel, l'ho fatto. Ci sono una linea e mezza, due. Non riesco a capire. Cioè, Manuel l'ha saputo così, che stavo per diventare papà per la seconda volta. Quindi mi dispiace tantissimo, vi giuro. Un attimo. Ok, non volevo piangere, ma veramente. Non ci speravo più. Ormoni. Cioè, lo volevo tantissimo e avevo perso le speranze, quindi. Ok, basta. Grande ritorno. Ok, quindi vi dicevo, Manuel ha saputo così che sarebbe ridiventato, cioè che forse sarebbe ridiventato papà, perché comunque io la certezza non ce l'avevo. Al che al telefono mi fa: ma se ci sono due linee? E io continuiamo: ma no, ma ce n'è una e mezza, non lo so, cioè, insomma, stavo iniziando a crederci di nuovo. Ok, vi giuro che da lì in poi non mi ricordo più niente. Mi ha salutato, vabbè, mi fa: ok, vabbè, devo andare. Figuratevi lui sopra i tetti che riceve una notizia del genere al telefono, vabbè, cioè veramente ero fuori. E uffa.
vado al lavoro il pomeriggio con l'unico pensiero di fare sto test per avere conferma o meno, anche perché sapete, faccio l'assistente alla poltrona, quindi è considerato lavoro a rischio e quindi ho lavorato in maniera lasciamo perdere proprio, perché avevo appunto questo pensiero, questo unico pensiero, non vedevo l'ora che arrivasse a fine dell'orario lavorativo per andare a casa a fare sto benedetto test. Nel frattempo mi scrive Manuel che ha avuto non so che tipo, non mi ricordo, non so che tipo di problema e quindi il test dovevo andarmelo a prendere io la sera quando finivo. Finito, sono corsa a prendere il test, sono venuta a casa e l'ho fatto e mi ha ridato la conferma. E quindi questa è stata quella giornata. Paura, incredulità, felicità e non credo si possa descrivere il momento in cui fai il test e hai la conferma. Dubbio, perché finché non fai l'HCG non hai la conferma, chiaramente. Sono andata a farlo il sabato, no, sono andata di venerdì o di sabato mattina sono andata a fare il test e la risposta, l'analisi e la risposta l'ho avuta il lunedì, quindi lì era tutto confermato. E le nausee sono iniziate da subito, proprio da subito, c'è una cosa automatica, sei incinta, nausea, potente, questo giro potentissima. Odori, cioè vi giuro non potevo più star vicino a nessuno, a niente, a nessuno, mi dava fastidio anche l'odore, tutto mi dava fastidio, i profumi non sono più riuscita a utilizzarli, l'unico Mademoiselle di Chanel, capito, ok, vabbè. E poi cos'è che vi volevo dire ancora, e sono andata in panico a ricordare quel giorno. L'ho detto al titolare e ci eravamo accordati che appunto sarei rimasta. Tutto questo è successo appena prima di Natale, quindi eravamo in dirittura d'arrivo per le ferie natalizie. L'ho detto appunto al titolare, gli ho detto anche che gli chiedevo di spostarmi in segreteria appunto per la tipologia di lavoro. Ha tirato un po' sul naso, però ha detto va bene, ti metto in segreteria. Gli ho detto guardi, io resto finché riesco, cioè non voglio entrare subito in maternità, resto finché riesco. Il problema è che in questa gravidanza dall'inizio ho avuto fitte fortissime alla pancia e quindi più mi preoccupavo, più avevo fitte. Sono andata in pronto soccorso, era il 29 dicembre, 28-29 dicembre, non mi ricordo, perché appunto ero preoccupata per queste fitte, un po' ho detto, boh, sarà normale, metti che è l'utero, poi sai com'è, leggi su internet, l'altra esperienza che ho avuto era del tutto diversa, leggi su internet, muori. Se leggi su internet muori. Quindi sono partita, sono andata a Costa Benedetta fitte a farmi visitare in pronto soccorso. In pronto soccorso trovo un medico che si vede che aveva in mente le ferie, aveva i coglioni girati, non lo so. Mi risponde che innanzitutto, data la mia età, 33 anni, ancora da fare, perché dovevo ancora farli, ne avevo 32, la percentuale di aborto prima del terzo mese è di tot, quindi era altissima, che non dovevo considerare mio figlio un bambino fino a almeno appunto al terzo mese, che le possibilità di aborto erano enormi. Grazie, cioè ero venuta per stare tranquilla. Mi fa, non sono assolutamente contrazioni, non so cosa possono essere,
facciamo la visita. Oro, molto bene. Iniziamo a fare la visita, non dice niente. Ansia, ansia, ansia. E prende il telefono, cioè chiede all'infermiera il telefono e chiama un collega. E sento che gli dice se aveva la possibilità appunto di vedermi un attimo. E a me non dice niente. Che aveva sta signora sotto, che aveva sto problema. E se poteva vedermi un attimo. Perché non si sa perché. Al che io guardo l'infermiera e inizio a piangere, perché già la premessa che mi aveva fatto prima, la faccia di questo qua e quello che gli ho sentito dire al telefono, inizio a piangere. L'infermiera fa: stia tranquilla, grazie. Prendiamo e andiamo in un'altra stanza dove c'era appunto quest'altro ginecologo e un altro ecografo, e fortunatamente quest'altro ginecologo riesce a vedere il battito, cioè il suo problema era che quell'altro non riusciva a vedere il battito. Fortunatamente il battito c'era, tutto era a posto. Mi hanno ordinato lo Spasmex, che è un anti spastico praticamente. Praticamente le fitte che io ho da inizio gravidanza, che continuo a avere tuttora, dovrebbero essere, almeno credo, perché la certezza non me l'hanno data. Dovrebbero essere, non sono contrazioni, quelle sono sicura. Delle fitte muscolari dovute allo stress, all'ansia, al nervoso. E quindi all'età anche probabilmente. Ecco, e quindi sto prendendo queste qua a bisogno. All'inizio ne prendevo 3 al giorno, mi pare. E poi adesso le prendo solamente al bisogno. Queste fitte mi partono praticamente quando mi sale un po' di ansia, per un motivo o per l'altro mi arrabbio, mi innervosisco, e quando vado a camminare. Quindi io ho passato i primi non so quanti mesi praticamente buttata giù a letto. Sono rimasta a casa praticamente. Dunque, gliel'ho detto, l'ho saputo lì verso fine dicembre. Io sono rimasta a casa dal 9 di gennaio, cioè sono andata a lavorare fino al 9 di gennaio, me lo ricordo benissimo perché è il compleanno di Manuel, e poi sono rimasta a casa in maternità anticipata perché appunto non riuscivo manco a stare seduta. Uff, ecco. E questo fino a gennaio. A febbraio, mio compleanno, il 10 di febbraio, festeggio appunto 33 anni con la mia famiglia. Non ne avevo voglia, cioè proprio non ne avevo voglia quel giorno di festeggiare. Però 33 anni, mia sorella si è tenuta libera proprio per venire a festeggiare me. Insomma, mangiamo un qualcosina assieme, ci mettiamo a giocare a carte. Appena arrivano i miei genitori alle 7 di sera, inizio a avere un po' di fastidio alla testa. Questo fastidio passerà, passerà, passerà. 11 e mezza, mezzanotte più o meno, se ne vanno via, ragazze. Io vi giuro.